Via Palma chiusa al transito, a Racalmuto si contano i danni dalle incessanti piogge di questi giorni, un muro di contenimento è crollato, una strada secondaria sicuramente poco trafficata, ma che da sempre dà importanti sbocchi verso il centro del paese. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Un crollo che arriva dopo il cedimento del muro di cinta di via Generale Macaluso, a due passi dalla fondazione Leonardo Sciascia, dove i pezzi sono caduti anche sul palo della illuminazione pubblica. Adesso le due aree sono transennate affinché nessuno si avvicini. Ed ecco cosa è rimasto delle transenne che mettevano in qualche modo in sicurezza il costone a valle della fondazione Leonardo Sciascia: solo dei ferri con attorno il nastro rosso e bianco, dei pezzi di ferro che creano ulteriore pericolo. Il costone quindi rimane sempre come era prima, eppure ad ottobre del 2014 è stato lanciato un allarme che ha preoccupato non di poco la cittadinanza di Racalmuto. A lanciarlo era stato il consigliere di minoranza Luigi Romano, un intervento in consiglio comunale che mirava, affermava Romano, ad evidenziare il rischio esistente ed evidente al fine di mettere in atto tutte le procedure necessarie per mettere in sicurezza il costone e garantire l'incolumità dei cittadini. E il sindaco Emilio Messana aveva prospettato in quei giorni anche la messa in sicurezza, in primo luogo con una rete metallica e transennando la zona. Bene, l'immediato innanzitutto transennare la zona e appunto valutare se sarà possibile con una rete metterlo in sicurezza il costone, indubbiamente. Ma adesso, a 4 mesi di distanza, nessun intervento. Tutto sembra essere tornato tranquillo. E con i cittadini che si chiedono, il costone a valle della Fondazione Leonardo Sciascia è pericoloso o no? Intanto vediamo cos'è rimasto del nastro rosso e bianco.